Porco la madonna. Metti una mina per terra. Non per il sacco. Dipende se hai incontrato chi hai incontrato, eh. Allora, penso di essere tornato dal salvataggio. Ok. Non è vero, non lo so, dove cazzo sono? Ti dà una mano, cioè, sei... Sono davanti a una roba da tirare giù. Tira giù, tira giù. Tiro giù senza, prima di fare altro? Sì, tira giù, tira giù. Se è una manovella da tirare giù, tira giù. Deve essere arrivato con l'ascensore il ciccionazzo. Vabbè, direttamente. Vabbè. Sì, io ho salvato, non ho comprato niente, ho venduto roba. Comunque siamo al secondo piano su tre, quindi sarà tre piani sta roba. Vabbè, niente, quindi salgo di qua. La finisci? Manca ancora là, una volta. Il tubo. Pazzesco. Sì, vabbè. C'è una minchiazza. Ah, qua praticamente i zombie sono dei minatori, sono rispettabili lavoratori. Mi dissocio. Io me lo scordo che sono online qua. Io non ho sentito cosa hai detto, immagino lo vedrò poi nel video, spero non si senta. Si sente sicuro. Sì, è proprio... Cioè, tipo vado a bannarci tipo per 6 anni. Alto, bene. Alto che... Grazie, beh. Prego, io me lo so scordare, cioè... Magari no, eh. Allora, di qua. Allora. Niente. Se non hai la bomba, non apri la minchia. Alla fede. Ma perché ne ha creati due? Ma cazzo! Gioco imbecille! Tutta colpa, ma... No, spreca, no. Le cure, spreca le risorse. Per sono i quarzi. Di pistola. Che ma comandi del cazzo ci fa? Capito che a me di sprecare della roba. Interessante come non avere un cazzo. È fondamentale. Destro o sinistro? Ah, io ho fatto tutte e due, ma uno porta... Questa sembra un po' meno caotica come zona, ci confronta quella di prima, ma... Boh, yeah. Sì, perché no? Va bene, sì. Va bene, con i jetpack. Sì. Questo bordello. Ma io non me lo sogno di ammazzare questo, ma me ne frega proprio una minchia. Madonna,
Ma questo è un arma, chi è? Permesso, permesso, scusate. No, c'è un problema. Come faccio che qua c'è la ventola? Allora bisogna ammazzarli. Cioè non lo so, come devo ammazzarli, Beppe? Non lo so, io ancora non ho provato a fare come dici tu, ma allora, io provo ancora a scappare. Non ci credo. Ci sono le luci rosse. Però non si sta fermando, raga. Io le luci rosse le ho spaccate. Che cazzo manca? Quante sono, tre? Sono tre. E dai. Allora ce ne forse. Allora tre l'ho fatta anch'io. Ma forse ce n'è. Potrebbe esserci un'altra. Da qualche altra parte. E che con loro non riesce a fare un cazzo, Forse ce n'è una al centro. Ma... già spaccata. Vai a fare in culo, porco di. Allora, ce l'ho fatta. Fa così. Dov'è l'acqua? Se mi dici dove l'altra magari. Hai finito? Ok, ce l'ho fatta. Non si capisce un cazzo. No, mica mi fa un male. Ah, si è fermata, ok. Ok, ok, ok. Facciamo una roba. Scusiamo una mia. Guarda come muoio adesso. Muoio perché. Guarda. Ma io col cazzo mi fermo a ammazzare questi. A me io devo solo. Porca troia che male. Perché poi. No, ma anch'io voglio, non voglio ammazzarli, però è che. Dai 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 dai. E vaffanculo a quella cassa, sì. Ma io ho due davanti alla scala. Che tu l'hai fatta apposta. Allora, c'è un modo per lanciargli. Minchia, lanciagranate non voglio usarlo. Però ho le granate normali. Le io ce l'ho fatta, tra parentesi. Ho sprecato delle cure, è andata così. Allora, ma io ne ho ammazzati due. Soldato Jet. Montati su soldati. Jetpack e stabilizzatori. Ma sì, perché no? I zombie col jetpack, va bene. Gli esperimenti mostrano una capacità di volo limitata, voli a lunghe distanze impossibili, ma può muoversi su terreni accidentati. Soldato Panzer. Uno scudo in lega di alluminio. No. Vuol dire che me ne avevo uno con lo scudo, raga. Che vuol dire? Invulnerabilità alle armi da fuoco. La corazza non regge contro forti esplosioni. Ok. Non regge contro forti esplosioni. Sì, quindi ho lanciagranate o bombe a mano. Piani superiori, penso sia l'ultima parte di sta cazzo di cosa. Perché... adesso... ma io dico, boh, perché hanno fatto sta cosa tecnologica? Non sapevano più cosa inventarsi, mi sa. Siamo a livello di Capcom. Sparagli a no, questo è quello che abbiamo visto prima. Stampo per una sfera. Bestiale. E la tua sfera poche. Gesù. Viva i porchi, di sempre sfavillanti. Super bastardo. Wow. Speriamo di essere verso la parte così di staccarsi. Niente, se ti sta tirando via l'aria spara quel coso rosso. Quickscope! No raga, basta. Dove c'è qua della cisterna?
Iniziamo anche a sprecare i colpi qua. Abbiamo finito, eh. Cioè, alla fine l'età industriale con Resident Evil non c'entra un cazzo. Scusami? L'età industriale con Resident Evil non c'entra un cazzo. No, ma niente, zero. Hanno voluto ficcarci sto tizio un po' steampunk. Cioè, questi non è che sono errori, dico, vabbè, errori di progetto. No, questi sono proprio voluti, cioè loro hanno voluto proprio mettere sta roba qua. Sì. Cioè, ma no, ma ti dirò di più. Non c'entra un cazzo con Resident Evil 8. Perché era tutto medioevaleggiante, sì. Tutto medioevaleggiante, e adesso no, questo qua è industriale. Metà industriale, tizio steampunk con gli ingranaggi, ma state bene. Raga, ma state bene. Non c'ho voglia di guardare, lasciala. Cioè, ma chi è il creativo, il creative designer? Chi è che progetta? Quindi dice, no, cioè, ma sai chi cosa? Ha detto, facciamo... Sì, adesso ci ficchiamo uno che c'ha il martello con gli ingranaggi e gli zombie col jetpack. Ma signore, ma... Cioè, eravamo nel medioevo, le streghe, i lupi mannari... Il jetpack! Boh, va bene. Sì, mettiamo uno zombie... Facciamo un esempio di soldati Terminator zombie... Il perché? Terminator elicottero. Come elicottero gli fa. Comunque pensiamo alla fine di sta fabbrica di merda. Voglio sperare, perché siamo alti, quindi ci sta. She'll start her ceremony with your rose. Pazzesco. Ma infatti, terzo piano, sto tirando sul tipo, così posso salvare. No, ma tu non hai capito, ma avete rotto il cazzo te, Rose e Miranda. Poor papa. You're the only one who doesn't see your kid's power. Ma secondo me sono l'unico cui non frega un cazzo, che è diverso. I'd like to see you try. Cioè, che mi avete proprio spaccato i coglioni. Voi e chi vi ha inventato. Io, qualcuno ha detto Capcom, senti, il capo qua ha chiesto ha chiesto un nuovo via degli zombie, cioè un nuovo design per i zombie. Fate a gara, poi ah, ok, capito. Fate, okay. Fate una sessione di brainstorming. L'idea più imbecille vince. Zombie steampunk. Lì è proprio, cioè, è proprio una roba che hanno voluto loro, per dare un po' di brio. Dai, voilà. Boh, chiama questo. Adesso ho capito la chiave di cavallo. Nel senso che avrei trovato lo stampo. Cioè, sì. Di qui dobbiamo andare con l'ascensore del salvataggio, che tanto adesso abbiamo attivato tutto, giù dove c'è lo stampo. Farci la chiave di cavallo e risalire su. Aspetta, perché anche sotto c'è una porta di cavallo, però. Attenzione. Esatto, quindi dobbiamo entrare poi in quella porta di cavallo sotto. Esatto. E intanto qua sono dal Suca, vendo due robe. Ecco io. Vendo anch'io. E ti dirò di più, il Kalashnikov è inutile farlo, per il semplice fatto che tanto non ho le munizioni. Sì, è vero. Che cazzo me lo faccio a fare? Non mi rompere. Avendo anche della roba. Cioè, non me ne posso, ma non me ne posso manco. E poi immagino soprattutto di non. Cristallo grande, quarzo giallo. Cioè, questo non mi vende manco le risorse. Non posso fare una minchia. Va bene, quindi scendiamo sotto. Adesso. Vai, B4. Dove era già il primo piano? B4 era, sì. Così facciamo sta porta, possiamo, andiamo da quella di cavallo, che dobbiamo ricordarci dove cazzo era quell'altra. E poi mi sa che è la fine della fabbrica dopo che andiamo con la porta di cavallo su. Ma speriamo, per favore, guarda, spero solo.
Allora, mi pare che era qua. Giusto. Non ci sto capendo. Beh, non era indietro. Non è giusto È perché ti ho detto è buio. buio. Mi sa che è qua. Sì, adesso arriva quello. Arriva quello con lo scudo. E loro dicono, adesso li faccio caccare in mano, vedi come dicono che è bello questo gioco. Devo capire dove cazzo era sto coso però perché. No, io non lo voglio ammazzare quello, non mi rompete Esatto, il era a cazzo. destra o a sinistra? Non me lo ricordo, porco, non mi ricordo il cazzo. Aspetta. Perché qua è la parte, loro lo fanno apposta, sapevano che noi qua li se li incoglioniamo. Boh, io sto andando a caso. Qua è pieno di cristiani che crivellano, sporco, non si capisce niente. C'è solo del bordello. Raga, dove cazzo sono? Che fa? No, no, ma non è qua, porco. Ma sì, bene. C'è una sorpresa ad aspettarti, lo sai? C'è quello con le ricordi, dove sono? Cazzate. Io Ma non ho sbagliato. parole. Va bene, allora cosa ci devo ficcare in sto stampo? Perché abbiamo due robe da fare. Stampo per una sfera. Questa sfera. Ecco. Dove hai trovato la sfera? Io lo stampo della sfera, non ho mica trovato, dai. Sì, sfera col cavallo, che però non abbiamo ancora trovato il posto dove metterla. Però vabbè. Esatto, tu lo potrai fare e io non lo potrò Va fare. Sì, bene, boh, è andata questa così. chiave di merda. Mica tu sei già arrivato lì, io mi sono perso, sono ancora qui in giro, quindi tu vai sereno. Io mi sa che mi fotto No, bisogna capire però dov'era pienamente. la porta col cavallo, perché io... Ah, quello è un altro Ah, è discorso. qua, è qua, è qua. Aspetta. Dimmi cosa c'è dentro. Chiave di Heisenberg. E poi ho fatto apposta a farti incazzare sta parte, mi sta facendo girare i coglioni adesso. Perché? Vai con te cazzo. Sì, c'è sto piccio che ha rotto il cazzo, c'è stato un piacere. Ho sbagliato io perché ho fatto questa deviazione stupida. Non c'è, qual è la maniera più veloce di ammazzare sta gente? Porco, come sprecare risorse. Affanculo. Cosa c'è qua dentro? Un altro stampo. Parte meccanica, barra. Cosa la combino con sta minchia? Con il Guarda cuore. Con se una roba che ho già è un venduto. tesoro. Era combinabile con una roba che ho già venduto. Boh, andata così. Ah, boh. Quindi quella porta lì è solo quella roba lì? Boh, Sì. allora sto andando su, me ne sbatti con gli occhi. Dove devo andare? Qua dove devo andare? È buio, non so dove cazzo devo Mio andare. Dio! Io non ci capisco un cazzo, porco. È un problema, mi ricordo dove cazzo era. Devo ricordarmi la strada, adesso c'è un tizio enorme che mi insegue. Guardalo Sono di lì, nuovo invidiato. perso. Sono di nuovo perso. Ho trovato il migliore con lo scudo. Pure io l'ho trovato, però sono scappato. Però me ne sono battuto il cazzo. Ma altamente. Ehi là. Io Attenzione, forse ci sono arrivato. non so dove cazzo devo andare. Porco. Io Ok, io penso che devo andare nella parte buia perché era buio, ti ricordi? penso solo che non mi ricordo una minchia, questo penso. No, ma io ho come l'impressione che sto facendo il giro continuo nello stesso posto. Esatto, sono appena tornato alla fonderia. Porca madonna. Allora, sala operatori. Vabbè, a sto punto mi cerco sta cazzo di Madonna. Qua si risvegliano, come minimo mi spaccano i coglioni. Dai, dai. Ah, sì? Permesso. Non c'ho tempo. Medical log. Revitalization. Fuck. This is my. The subject is Austin State. Fell down the well while drunk. Body is in good condition. Puoi andare giù, per favore. Buono. The heart and body of this plant is still alive.
gun adhering to the nervous system. Progressing even faster than before. It seems upping the ratio of meta-albumin in the artificial blood was the right choice. Now to pass it. The brain step. Ah, guardalo lì il migliore. Niente, non ho seguito la registrazione, niente. Non si può giocare un gioco così a cazzo di cane. Canna lunga montata. Allora. Senti, va bene tutto, ma che cazzo, da dove minchia devo andare, Dio? Sala operatoria, stanza di Heisenberg. Da qua ci siamo già andati, provo ad andare lì, boh, non capisco. Di qua ci sono già passato mille volte, sono sicuro. Porco di cazzo. Di qua anche ci sono già passato. Boh, passiamo dalle lame, io non... Ma vai a fare in culo, Dio Bonino. E poi? No, No, no. Allora, manteniamo la calma. Non puoi avermelo fatto fare per niente. Scusa, mi è arrivato qua. Io dico, come cazzo ci sono arrivato qua prima? E tra l'altro vedo ora che queste avevano le luci, si potevano fermare. Cane di cristo. No, 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 no. Abbiamo dei problemi seri. Dove cazzo devo andare? Per favore, fatemi uscire da sto posto. Fatemi uscire. Io non lo sopporto più sto gioco. Dai. Dai. Deo gratias, Dio Fausto. Chiamo sto ascensore. Vai su, per favore, dai. Ain't nothing but a mistake. Tell me why. I'm never gonna even say. But not judge it. Allora, posto segreto? Grande. Tell me why. Ok, that's good. Caldi, caldi come dei boiler. Qua è ancora rosso. Non più. Di munizioni in più fanno mai male. Sembra il caso. Che fa? T'a posto? Che fa? Io sbocco di... Beppe, hai trovato la strada tu? Perché io l'ho già trovata. Sei trovato cosa? La strada. No, no, io no, perché... Vai, trovala, perché io l'ho già trovata. Sono dal Duca. Dai, stiamo ficcando. Sì. Sta ficcando. 3, 2, 1. Spero che sia la fine di questo pezzo della fabbrica. Comunque la parte conclusiva. Sono il migliore, non sono il 2. Time to die. You can hear it, can't you? Ah boh, ci sarà una boss fight. C'è problema, c'è qualcuno che mi aspetta. Digli aspetta ancora un attimino, arrivo. Proponimo Sturm. Utilizzato un motore turboelica riciclato. Sì, è il nuovo elicottero. Troppo riuscire in energia, da parte frontale invulnerabile. Il coglione è stato capace di mozzarsi le braccia con l'elica. Bene. Inoltre, se attivo per troppo tempo, va incontro a problemi di riscaldamento. Fallimento totale. Non fa altro che attaccare. Niente, dobbiamo praticamente evitarlo finché non si surriscalda. Ho capito questo. Tu che dici?
Esatto, per il giudice invulnerabile, il coglione è stato coglione senza braccia di notte, si attivo per troppo tempo, va incontro per il riscaldamento. Sì, esatto. Boh, proviamoci, l'abbiamo salvato. Ammazziamo su tre picci. Dopo questo c'è il finale, dopo questo c'è il finale, sicuro. Dopo questo c'è il... Ecco, oh Cristo. Pur figurati noi. Oh Cristo, la madonna. Dove cazzo vado? Vai, allora, sotto l'elica, di due va a sbattere contro un muro, se ti arriva all'ultimo poi dietro la schiena. Esatto. Sei un po' piccio. Ovviamente è ben di Batman Arkham Asylum. Mi sono fatto incazzare, però. Aia, aia. Però mi devi fare correre, sennò non ci stiamo. Non stiamo capendo qua come funziona. Porco di... Oh Cristo. Ma se sapevo che facevi questo attacco qua. Oddio. Madonna. Stai pigliando fuoco, ci fa. Sta pigliando fuoco, però... Ah, boh, ce lo sputa anche il fuoco, sto coglione. Orca troia. Me la sono cercata questa, sì. Devo da qui. Dai. Dai. No! Che porca di quella troia, è lungo da stare giù, però Cristo, non ho più posto per schivare, tu e tutte le tue fiamme di merda. Now stay down. Ah, sì? Torna solo con te. Penso di averlo ucciso. Sì? Boh, andata così. Bravo, ma io sto ancora combattendo. E stai giù, coglione. Uomo elicottero di sta minchia. Allora, forse l'ho battuta adesso. Forse l'ho battuta adesso perché sta andando capocciata a caso. Crepa stronzo. Morto. Vabbè. Sì, morto. Allora. Ok. Boh, abbiamo finito sta zona perché di solito quando affronti. Qua intorno è pieno di munizioni. Non lasciamo. Io prendo. Esatto, perché. Ok, va bene, dove cazzo devo andare? Che fa? Qua è una shortcut. Non ho capito. No, ma devo andare di là. Di qua. Che fa? Carico merci. No, così qua torno indietro però. Cosa ho preso tutte le munizioni? Se ancora c'è così delle munizioni, ma non mi sono il cazzo, vabbè. Ah qua. Esatto. Ok, infatti ho preso tutte. Sigaro. Miranda è abominevole, non fa altro che prenderci in giro. Per lei siamo solo degli esperimenti falliti con il Cadù. Ho avuto fortuna ad avere maggiore compatibilità con quella roba rispetto agli altri poveracci del villaggio. Per questo mi considera suo figlio. Ecco perché. Stronzate, non la perdonerò mai per quello che mi ha fatto. Quella maledetta stronza è sempre stata una pazza e non riesce a capire la differenza tra esperimento e famiglia. Miranda ha cambiato il mio corpo e si è presa la mia dignità. Se non l'ammazzo non potrò mai avere indietro la mia vita. Certo, oltre che pazza è anche molto potente. Può assumere le sembianze di chiunque. Grazie al mega micete. La soluzione è quella mocciosa di Rose. Se potessi servirmi dei suoi poteri... A proposito... Anche suo padre Ethan sembra avere un organismo interessante. Forse potrei convincerlo ad aiutare. Attenzione. Attenzione, perché effettivamente stiamo sterminando troppa gente. Cioè, veramente, cioè... Ethan allora, c'è... Questo allora. Sì. Cioè, Ethan è chiaramente qualcosa. Cioè, non si trasforma quando lo mordono. È Terminator, va bene. Però...
può assumere le sembianze di chiunque grazie a Mega Micete. Quanto ci dai che è il duca? Quanto ci dai che è il duca? Ti immagini che fa vero? Cioè, porta pazienza, sto personaggio... Eh sì, ci dice tutto, ci spiega come fare le cose, sa tutto, è stato dappertutto, è sempre dappertutto e gli chiedi ma com'è che sai ste cose? Ma tu non ti ascolti me, te ne sbatti il cazzo e vai avanti. È il duca, per forza. E qua abbiamo trovato questo sigaro. Andiamo a vedere un po' nei tesori. Sigaro cubano molto umido. Secondo me, raga... Sì, sì. Secondo me è il duca. Cioè, si è presentata a noi sotto forma di duca. Siamo per scoprirlo, penso. Oh, scendiamo giù, ma questa qui è la fine della fabbrica, penso. Questa è chiaramente un'arena, però va bene. Sì, ci sarà... Ecco, adesso mi devo buttare giù da sta lava. Mettiamoci giù. Aspetta, perché lì c'è una scala a pioli che non parte da nessuna parte. Aspetta, stiamo calmi. Io spacco un po' di roba. C'è pure un bordello qui. Dai, se ne è questa scala di merda. E se arriva qualcuno a buttarci di sotto. Esatto, sicuro adesso. Tiriamo la leva. Ah, usciamo dal tetto alla fabbrica. Quindi sì. Vediamo se qua possiamo andare. Non possiamo andare da nessuna parte. Ok, porta avanti. Ah, qua non c'è più niente. È tutto blu. La parte è tutto blu. Allora, se è blu vuol dire solo corri. E qua è partito un video. È bloccata, esatto, la porta. Ecco. Ecco, arriva Magneto. Dobbiamo ammazzare anche lui. E lui è... Ah, posso sparare? Ah, ma gli spara lui. Non cadiamo in centro della fabbrica perché mi incazza. Boh. Ma cos'è, un Metal Gear? Ah, vedi di non tornare. Ok. Poi tutte ste cadute non crepiamo mai. Adesso è caduto nell'acqua. Ma a parte... Però lui ci ha lasciato vivo. Perché tanto sa che gli serviamo, però... No. No, che vuol dire cazzo di nuovo? Canale di scarico. Io me la rifaccio tutta la cazzo di fabbrica di Cristo, eh. Stiamo uscendo. Rimuoviamo sto pezzo di me. Che cazzo è il tuo? Oddio de Cristo! I told you to leave it alone, Ethan. Mi hai spaccato il cazzo!